Ebora, Ciro e Azzurra, i figli di Sandra Milo, hanno onorato l'ultimo desiderio della madre, permettendole di trascorrere gli ultimi momenti a casa, circondata da fiori e accanto ai suoi cani, Jim e Lady. Prima di morire, la Milo aveva lasciato precise istruzioni sui vestiti da indossare dopo la sua morte, desiderando mantenere la sua immagine impeccabile anche nell'aldilà. Deborah Ergas, la figlia maggiore, ha rivelato che hanno vestito la madre di bianco, come una sposa, in onore di uno dei suoi colori preferiti e per la sensualità del vestito scelto. Sandra Milo credeva fermamente che una donna potesse essere affascinante a qualsiasi età, anche oltre i 90 anni. La Ergas ha detto, le abbiamo messo il rossetto, perché lei mi diceva sempre, io senza rossetto non vado a buttare nemmeno l'immondizia. Poi i tacchi a spillo, perché Sandra Milo senza tacchi a spillo non andava nemmeno sugli scogli. E poi una collana di bigiotteria tra le sue preferite, ed è tornata bellissima, è proprio bella adesso.